Le anticipazioni sulla redazione di Palazzi, in cui in molti hanno visto un'accusa dopo 5 anni da Calciopoli sul ruolo non propriamente lecito dei rapporti tra la presidenza dell'Inter e la dirigenza arbitrale, tanto da chiudere, da chiedere la revoca dello scudetto 2005-2006 dato a tavolino alla squadra di Moratti, stanno suscitando, come era logico prevedere, furiose polemiche. Abbiamo in linea Claudio Cerasa, giornalista della redazione del Foglio, che in questi giorni ha pubblicato sul quotidiano diretto da Giuliano Ferrara un appello agli interisti di buona volontà. Cerasa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, ma in che cosa consiste questo appello? Ah, diciamo che è un appello perché non bisogna prendersi in giro, perché, come dire, tutti sappiamo che nel 2006 lo scudetto che a noi interisti è stato assegnato era uno scudetto che non abbiamo vinto sul campo, che non abbiamo meritato, che non avevamo alcun tipo di diritto di appiccicarci alla maglietta, che nessuno veramente sente proprio. E poi sappiamo tutti le cose come sono andate, lo sapevamo anche prima della relazione di Palazzi. Ci fu un commissario straordinario che meno imparziale secondo me non poteva essere, c'era una formazione all'epoca che meno adatta a vincere uno scudetto non poteva essere, ci fu una serie di condizioni evidenti che dovrebbero farci riflettere, anzi avrebbero dovuto farci riflettere a lungo sulla necessità di non vederci assegnato questo scudetto. E oggi, come dire, di fronte alla relazione di Palazzi c'è un quadro ovviamente nuovo, però è un quadro che, come dire, dovrebbe far riflettere anche gli amici juventini, perché stanno reagendo in maniera un po', come dire, un po' sopra le righe, secondo me. Ma un interista di buona volontà affermerebbe anche che lo scudetto 2002 l'ha perso l'Inter il 5 maggio contro la Lazio, non è stato rubato da Moggi. L'interista di buona volontà ammetterebbe che anni di campagne acquisti sconsiderati, cattiva gestione di allenatori, anarchia all'interno della società sono opera di una dirigenza interista perlomeno inadeguata rispetto al proprio compito. E insomma, sarebbe troppo duro l'interista di buona volontà? Beh sì, messa così è anche un po' troppo duro, però, come dire, l'interista di buona volontà deve essere di buona volontà, ma non deve neanche avere i prosciutti sugli occhi, perché di fronte a quello che è successo in queste ore è ovvio che l'interista di buona volontà dovrebbe reagire in maniera sincera rispetto a quello che è successo nel 2006, ma poi sarebbe anche giusto dire che gli amici juventini non dovrebbero dimenticare che se loro dicono che il famoso sistema criminale di Moggi eccetera eccetera non è mai esistito, adesso non possono dire che se l'Inter è coinvolto in quel tipo di sistema, invece quel calciopoli, quella tangentopoli del calcio invece esiste solo perché è coinvolta un'altra squadra. Cioè, non bisogna utilizzare, diciamo, un tipo di indignazione ad squadra, ma non è carino. Certo che se Moratti avesse rifiutato o accettato per pura obbedienza istituzionale, senza tanta enfasi, questo scudetto di cartone, ora probabilmente non dovrebbe restituirlo con la sensazione di un'onta personale. Sì, no, assolutamente. Cioè, adesso Moratti anche comprensibilmente, diciamo, è costretto a fare la parte del capo del partito degli onesti, ma sappiamo che, come dire, l'Inter faceva parte obiettivamente di un sistema all'interno del quale tutte le grandi squadre all'epoca erano coinvolte, come in qualche modo dimostrano queste carte. Io resto dell'idea che, come dire, questo famoso sistema di cui si parla è una sciocchezza clamorosa, quindi l'inchiesta era una farsa sia per quanto riguarda la Juve che per quanto riguarda l'Inter. Sarebbe bello, come dire, però, forse nel mondo dei sogni, che il presidente dell'Inter dicesse le cose come stanno, ma ovviamente non può dirle, perché sennò c'è una città che gli si rivolta contro. Ecco, lei ha appena accennato, ma in tutta questa vicenda che idea si è fatta del governo del calcio italiano? Non ho veramente, questo è un po' troppo, diciamo che cioè in queste ore, per esempio, ieri, seguendo una trasmissione su una TV locale abbastanza importante qui al nord, mi è venuto il mal di testa seguire tutte le opinioni, anche perché è venuto fuori che in sostanza non c'è un documento nero su bianco che afferma che l'Inter ha vinto a tavolino, addirittura che ha vinto a tavolino questo scudetto. Ma sì, sono tutti segnali, diciamo, del fatto che
sarebbe stato molto opportuno se invece di trovarci di fronte a un pasticcio come quello certo. che stiamo vivendo in questi giorni interisti, avessimo pensato un po' prima di fare un pochettino più di fatica per guadagnarci gli scudetti, celebrare nel migliore dei modi il triplete, elogiare tutte le grandi imprese di Mourinho, ma non considerare delle vittorie, cose che non abbiamo mai, tipo mai vinto. Ecco, allora, per concludere, ricordiamo questa petizione che forse sotto le ultime novità rischia di essere uscita un po' fuori tempo massimo, nel senso che probabilmente era molto più valida prima che uscissero queste anticipazioni. Però, sì, sono uscite, in realtà l'appello esatto. è stato fatto prima delle anticipazioni. Certo, ma quindi, un paio di giorni prima, se fossero rimaste. Una quarantina di persone hanno aderito anche. Quanti sono fino adesso? Una quarantina di persone. Allora, invitiamo ancora a questa petizione che è l'indirizzo è cerasa@ilfoglio.it, interisti di buona volontà, scrivete a Cerasa che si premurerà poi di portarlo alla dirigenza dell'Inter, giusto? In qualche modo ci arriverà. Grazie Cerasa, buona giornata. Grazie.